Sabato 5 ottobre c'è un appuntamento che io ritengo irrinunciabile per molti. Il Lions Club Host di Ancona, in occasione del G7 della Sanità, propone uno screening gratuito con tutta la popolazione che vuole intervenire dalle 9 della mattina sino alle 14, ed è organizzato appunto dal Lions Club Host d'Ancona, il cui presidente abbiamo in collegamento. Abbiamo in collegamento anche l'altro medico, che è Marzio Merli. E allora cominciamo da Luciano Mastroianni, che vedete, Luciano, una iniziativa mi sembra estremamente importante per richiamare l'attenzione su un problema che oggi è piuttosto diffuso. Sì, allora, innanzitutto ti ringrazio per la visibilità che ci stai dando per questa iniziativa. Poi volevo puntualizzare una cosa. Io sono vicepresidente, il presidente che purtroppo non è stato disponibile è Menghini, che anzi vi saluta. E niente, io volevo innanzitutto, per chi non conosce il Lions, spiegare cos'è. È un'associazione internazionale di volontari che attraverso questi volontari ha la prerogativa di dare un servizio alla propria comunità. E quindi proprio in quest'ottica che abbiamo organizzato oramai da 10 anni questo screening. Il nostro Lions, Ancona Host, aveva organizzato negli ultimi anni ogni anno un incontro di questo tipo e a seguito dell'ultimo fatto qualche mese fa, il Comune ci ha chiesto di partecipare a questa iniziativa qui nell'ambito del G7 della Sanità in Ancona ed eccoci qua pronti con le esperienze accumulate negli anni precedenti. Senti, cosa bisogna fare per aderire? Aderire basta presentarsi al gazebo che allestiremo in piazza Cavour dalle 9 alle 14 di sabato e basta venire e riempire un modulino con nome e cognome che poi si porterà via, non c'è nessun passaggio di dati di nessun tipo e nel corso dell'accertamento verrà controllata la glicemia con gli stick. Ormai tecniche di valutazione validate in tutto il mondo e verrà scritta la risposta sul foglietto che verrà consegnato al diretto interessato, con eventuali alcune raccomandazioni, ma la preghiera di presentare l'eventuale risultato se lasciasse dei dubbi direttamente al medico curante per eventualmente cominciare un discorso preventivo o terapeutico. E questo permette alle persone che non hanno mai fatto o che fanno raramente degli esami ematochimici di fare un controllo, che a volte per pigrizia o per motivi economici non fanno, e invece questo è puramente gratuito. Ecco, Luciano, senti, c'è un po', mi pare di capire, da così sentendo, qualche paura, no? Dice, ma se poi mi trovano leggermente più alta la glicemia, vuol dire che io sono malato? Ecco, non è proprio così automatica la cosa, vero? No, assolutamente no. Cioè, questo essendo proprio uno screening di massa, serve intanto per avere un'idea, se arriva qualcuno che ha qualche visitatore che ha la glicemia alta, intanto si indaga se ha mangiato prima, se ha fatto colazione, quanto tempo prima, si fanno delle domande generiche. Se c'è il sospetto, si rimanda al proprio medico curante con una certificazione, chiamiamola, della nostra rilevazione. No, no, la glicemia è una funzione variabile nel corso della giornata, indipendentemente dall'età, dalla dieta e tante altre cose. Va monitorata con scrupolo perché l'innalzamento dei tassi della glicemia porta a una malattia importantissima che è il diabete, una malattia di tipo sociale per quanto è diffusa, che
e che i Lions istituzionalmente si propongono di combattere. Bene, allora ringraziamo Luciano Mastroianni e anche il nostro Marzio Merli per questo contributo che daranno sabato. Allora, ricordiamo Luciano l'appuntamento sabato 5 ottobre dalle 9 alle 14 in Piazza Cavour. Potete controllare la glicemia gratuitamente e vi togliete un pensiero, giusto? Esattamente così. Grazie ancora, Giancarlo.